Piero De Luca che... Un piano per la sicurezza che di qui ai prossimi anni permetta di coprire tutto il territorio battipagliese. E quanto annunciato dal vice sindaco Stefano Romano nel corso della puntata di Fatti e Dintorni andata in onda ieri. Obiettivo: cercare di tenere sotto controllo i fenomeni di microcriminalità e debellarli il più possibile. Diciamo che per gennaio-febbraio voglio avere gli occhi elettronici sulla città di Battipaglia, all'interno, per la sicurezza soprattutto, perché quello che importa, ben venga il progetto che porterà tramite ASI e tramite Piero De Luca, quindi tramite Visconti, gli occhi elettronici al di fuori della città, dove abbiamo i maggiori problemi. La Viale Europa l'abbiamo pulito poco tempo fa, se lo va a vedere adesso è pieno di immondizia un'altra volta, abbiamo addirittura delle balle ci hanno portato di immondizia, quindi avere gli occhi elettronici lì è fondamentale. Noi li mettiamo in città, li implementiamo, la mia idea è quella di implementare ogni anno con occhi elettronici anche in periferia, in modo tale che potremo arrivare, pensando, tra adesso e 10 anni fino al mare, per cui noi riempiamo... È brutto rendere la città come quasi fosse un grande fratello, però abbiamo necessità di monitorare sia per quanto riguarda la sicurezza la microcriminalità, e quindi mi trovo molto bene con il discorso che ha fatto Piero De Luca, ho seguito anche Visconti di quello che è il controllo della zona soggetta ad ASI. Io sto aspettando la chiamata da parte della prefettura, perché ha fatto un incontro con il Sele, se non sbaglio due, noi dovremmo avere un incontro adesso anche con Battipaglia, Eboli, eccetera. Quindi è fondamentale un incontro per stabilire quella che il precedente prefetto ci promise, una cabina di regia con la polizia, con i carabinieri. Uno scopo che ho io in mente è quello di eliminare totalmente per l'estate prossima la prostituzione.